In quel periodo quasi ogni sera portavo il culo al Broken Bar, ex Paradise Bar. Un paio di nomi abbastanza idioti, no? Soprattutto quello attuale che era stato adottato dopo la sua ristrutturazione. Ma non avevo altro posto dove andare e mi accontentavo di ogni cosa. Era il ritrovo dei grandi fannulloni, bevitori di birra, giocatori di briscola e vecchie troie che nessuno ficcava più. Era l'ultimo vagone della razza umana, lo scarto in cui uomini e donne non avevano bisogno di nascondere i propri difetti. Gente orribilmente meravigliosa. Mi ci sentivo a mio agio. Loro non volevano fare altro che bere, marcare il territorio col piscio e vantarsi di quanto si fossero dati da fare tra un paio di gambe aperte. Il bar era gestito da una manciata di donne. Ecco il motivo per cui v'era una sostanziale affluenza maschile. Mira la Veneta comandava la baracca dai suoi tacchi 15. Poi c'era la Barbara e Lucy, entrambe sudamericane, che si davano da fare al banco e alle pulizie. Lucy era venezuelana, di Caracas. Hembra caliente. Mi trovavo bene a parlare con Lucy. Aveva il sorriso largo e grandi denti bianchi. Veniva dalla solita faccenda legata a prostituzione e droga. Era ben fatta, 1,60 m di donna con abbondante attrezzatura sul petto. Il tutto corredato da una facciotta coi lineamenti ordinati. Quando la dava via per soldi, diceva, l'attrezzatura e il viso le erano di grande aiuto. Ho letto da qualche parte che una bella faccia e un paio di poppe abbondanti inducano più facilmente l'orgasmo maschile. Beh, chiunque lo abbia detto, non ha inventato nulla di nuovo. Adesso l'ex puttana non faceva altro che coprire il bel corpicino con l'orrenda divisa da barista, ma lasciava fuori le gambe, come a voler dire «Ehi, non sono mica male, eh?» E questo attirava clienti di buon gusto. Chi nasce puttana non smetterà mai di esserlo. Il bar era avvallato in una traversa di via del mercato. 5-7 minuti a piedi dal mio appartamento. Ogni altro luogo era poco distante dal mio appartamento. Avevo tutto ciò che mi serviva nel raggio di 500 metri. Dopo le 19:30 quasi tutte le saracinesche calavano. Le baldracche prendevano servizio ai lampioni assegnati. Le televisioni accendevano le finestre. Qualcuno usciva di casa col pattume e o a fumare una sigaretta. E io rimanevo solo con le mie paure. In quei momenti bui, lontano da ogni luce, scrivevo, più sprofondavo e più mi venivano fuori le parole. Solo in questo modo sapevo come utilizzarle. La felicità non aiuta troppo uno scrittore. Rischierebbe di fonderlo alla banalità, alla stucchevolezza. Neanche l'amore aiuta. Quest'altro è roba che a lungo andare rende stupidi. Preferisco abbastanza solitudine e altrettanto vino per stare male al punto giusto. Il resto viene da sé. Barbara tirava a lucido gli sgabelli, il banco e il pavimento a fine giornata. Toglieva via la polvere dalle poche bottiglie rimaste e poi si ripassava uno strato di rossetto sulle labbra. Avrà avuto sì e no 30 anni. I turni al Broken Bar erano estenuanti. La signorina indossava gonnelline simpatiche a trama scozzese, molto corte, e si vedevano chiaramente le natiche. Un paio di fresche chiappe scure come cioccolato, ornate da perizoma ben nascosti tra le carni. Ci si poteva anche illudere che non li indossasse. Gli apprezzamenti le facevano sempre sollevare gli angoli della bocca. Credo che andassi a sedermi in quel posto non solo per bere birra a pochi euro e per scrivere le mie poesie, ma anche per tener fresca in mente l'immagine di quel culo quando mi masturbavo. Il mio posto preferito era sempre un tavolino in fondo al locale, scordato finanche dalle cameriere. Sì, insomma, prendevo la mia birra o del vino e mi andavo a sedere lontano dallo spettacolo. Poi tiravo fuori un vecchio taccuino e iniziavo a scrivere qualcosa. Talvolta mi toccava fissare il foglio per molto tempo prima di riuscire a coprirlo con qualche parola. Altre volte dovevo berne almeno 3 o 4 di birra per buttar giù un buon pensiero.
ma il più delle volte mi lasciavo fottere dal dolore. E così fluivano, merda se fluivano le parole, una dopo l'altra, senza attesa, senza numerino, senza fila. Bene o male, riempivano almeno due fogli. Poi però mi toccava urlare per svegliare le ragazze al banco. «Ehi, che qualcuna di voi mi portasse una birra, cazzo! Heineken, grande!» No, non avrei scritto più di tanto ad alimentarmi solo del dolore. Avrei dovuto annaffiarlo per bene. E così bevevo e sanguinavo, sino a che non diventavo abbastanza inutile per restare sveglio. Quegli ubriaconi arrivavano sempre a darmi una certa nausea dopo almeno un'ora che ero stato costretto a assorbire le loro cazzate, con boccali sempre vuoti in una mano, da riempire e vuotare. Si grattavano le palle, sistemavano il berretto, scorreggiavano forte, ridevano. Cosa diavolo avranno avuto mai da ridere tanto? Era probabile che avessero bisogno di coprire il volume dei loro pensieri, dei debiti, delle mogli nervose davanti ai fornelli o a un letto vuoto, di labbra bianche e secche, di pigiamoni in flanella che avrebbero ammazzato ogni desiderio sessuale, di quelle sciatte donne che di femminile ormai conservano solo un paio di ricordi. Andava a finire che mi alzavo, raccoglievo le mie cose e mi allontanavo da quel posto. Ci sarei tornato anche la sera successiva. Che luogo fantastico era il Broken Bar. Sì, aveva un nome di merda, ma riusciva ad infliggermi più tristezza di qualunque altro luogo, compresa la mia solitudine, e io lo adoravo solo per questo.